Amore! Dove cazzo sei? Sei un bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché? Sei un bugiardo schifoso, mi fai schifo! Sono solo venuto a far massa palestra. Ah, sei venuto per la fregna, eh? E adesso che fine fa tutta la fiducia che avevo in te? I sogni che avevamo, me lo spieghi che fine fanno i nostri sogni? Il sushi, il cornettone alle 4 del mattino, il McDonald's quando ci saliva la fame chimica! No, non ho fatto nulla di male. M'hai tradita, dimmi la verità, m'hai tradita! Ho solo parlato con un personal trainer. Addio! Mi fai schifo! Oh, hai fatto gli addominali? Dì la verità, sei andato a sollevare qualche bilanciere, qualche manubrio. Oh, ma sei sempre te che mi dicevi, guarda che panza che c'hai! E ho capito, te lo dicevo tipo, mangia meglio, bevi di meno. Che ci devi fare con gli addominali, eh? Che ci devi fare? Ma niente, non ci devo fare niente. Ma possiamo fare tante altre cose insieme, possiamo correre nei parchi, possiamo fare colazione con lo yogurt greco, possiamo fare i circuiti, amore, i circuiti possiamo fare insieme. Stavamo costruendo una famiglia. Come la famiglia? Sono incinta, Leo! Che persona diventerai? Uno di quelli che mette le foto su Instagram e sponsorizza i fit tua sorella! Io ti lascio adesso! Sparisci per sempre! Ma aspettiamo un bambino! Aspetto un bambino, tu non aspetti proprio niente! E lo sai che ti dico? Meglio crescerlo da solo piuttosto che con un padre che si fa i TikTok tutto nudo su Instagram! Oh, non scherzare, eh! Non scherzare! Non li ho mai fatti i TikTok, non li ho mai fatti! E li farai! Così, l'hai voluto te, ma sai che ti dico, vaffanculo, capito, vaffanculo, mi iscrivo in palestra, farò i TikTok su Instagram, quando sollevo i pesi, farò, mangerò tutti i giorni petto di pollo e verdure, mangerò le barrette proteiche, farò gli squat. Sei una merda, Leo, sei una merda.